Quando la carità profuma di santità. Un progetto dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Padova per dare voce a Monsignor Giovanni Nervo e ad altri testimoni di carità, santi e beati della Porta Accanto. Riccardo Pampuri. Riccardo Pampuri, al secolo erminio, è un santo medico morto giovanissimo a 33 anni. Il miracolo che lo portò alla beatificazione fu la guarigione istantanea di Fernando Michelini, avvenuta nel 1959 ed ottenuta per intercessione del nostro santo. Il professor Michelini è il famoso artista, pittore e architetto di fama mondiale che ha lasciato l'impronta del suo genio in molte chiese dei territori missionari dell'Africa e anche all'opera della Provvidenza Sant'Antonio di Sarmeola di Rubano in provincia di Padova. Erminio Pampuri era decimo di 11 figli. Nacque a Trivolzio in provincia di Pavia. A 3 anni restò orfano della mamma e a 10 anche del padre. Fu allevato dagli zii materni. Lo zio Carlo era medico, cristiano convinto e apostolo del Vangelo. Trasfuse nel nipote sia la passione per la cura degli ammalati, sia la finissima sensibilità religiosa. Nel 1917 il giovane Erminio dovette interrompere gli studi universitari di medicina a Pavia, richiamato alle armi nella Grande Guerra. Nella ritirata di Caporetto si comportò in maniera così coraggiosa da meritare la medaglia di bronzo, ma ne riportò anche le conseguenze che minarono inesorabilmente la sua salute, la pleurite e la tubercolosi. Dopo la laurea esercitò per 6 anni la professione di medico condotto a Murimondo, un paesotto del Milanese. Impressionò tutti per la dedizione eroica con cui svolse la sua missione in quel paese. Quotidianamente, dopo aver fatto ambulatorio in casa per qualche ora, prendeva il suo calesse e andava a visitare gli ammalati e gli anziani nelle cascine sparse per la campagna. Curava gli ammalati con grande e riconosciuta competenza, li confortava con la sua parola, si mostrava attento e premuroso alle loro necessità. Dai poveri, che erano la maggioranza dei suoi pazienti, non voleva alcun compenso. Spesso, anzi, portava lui le medicine necessarie, offriva qualche soldo per le necessità, forniva altri generi di prima utilità. La sua vita era tutta impregnata di preghiera, di unione spirituale con Dio, di Vangelo vissuto. Ogni mattina si accostava all'Eucaristia e l'adorazione eucaristica riempiva gli spazi che gli restavano dalla cura degli ammalati. E tuttavia non viveva fuori del mondo. Nel 1924, dopo essere stato costretto ad iscriversi al sindacato fascista dei medici, restituì la tessera con queste parole: «Ritengo di poter essere patriota anche militando in altro partito, più corrispondente ai miei principi morali e politici, e non voglio rinunciare alla mia libertà per un interesse materiale». Fu straordinario, inoltre, il movimento sociale e religioso che egli portò nel paese di Murimondo. Animò i gruppi giovanili, si impegnò nell'azione cattolica, promosse la formazione religiosa e culturale tra la gente, formò la banda paesana. Quando manifestò la sua volontà di farsi religioso, il parroco ebbe una reazione di contrarietà molto forte. Non voleva privarsi dell'aiuto e dell'intraprendenza del giovane medico che aveva rinnovato la parrocchia. Proprio curando gli ammalati, infatti, il giovane medico aveva maturato una vocazione più alta, quella di farsi religioso, ma non voleva lasciare la cura degli infermi. A 30 anni, quasi all'insaputa di tutti, Erminio decise di entrare tra i Fattebene Fratelli, l'ordine religioso fondato da San Giovanni di Dio nei primi decenni del 1500, che aveva come scopo la cura degli ammalati. Prese il nome di Fra Riccardo, quello del suo padre spirituale. Per pochi anni fu un novizio e un religioso esemplare, vivendo scrupolosamente la regola religiosa e continuando la professione di medico all'ospedale Sant'Orsola di Brescia. Il giorno della sua professione religiosa scrisse: «Voglio servirti, mio Dio, per l'avvenire, con perseveranza e amore sommo, nei miei superiori, nei confratelli, nei malati tuoi prediletti. Dammi la grazia di servirti come servissi te». La sua salute era però irrimediabilmente compromessa e la tubercolosi lo consumò velocemente. Morì a 33 anni, il 1° maggio del 1930.
Era devotissimo alla Madonna. Fu dichiarato beato nel 1981 dal Papa Giovanni Paolo II e fu canonizzato dallo stesso pontefice la festa di Ogni Santi del 1989. Dal volume 100 Santi della Carità dei nostri tempi, curato da Monsignor Mario Morellato per l'opera della Provvidenza Sant'Antonio.